Raffaella D'Angelo, ben ritrovata qui ai microfoni di Benite Roma. Grazie, grazie a voi. La figura del personal trainer, chi è, che cosa fa, perché è importante, i benefici? Beh sì, i benefici sono ovviamente tanti. Il personal trainer, appunto ti dicevo, è una figura, è il punto di snodo, ultimamente se ne sta parlando tanto, tra fisioterapisti, medici, nutrizionisti ed osteopati. Oh, benissimo. Quindi questa è il punto di partenza. È un punto di riferimento per le persone, per i cittadini, per le persone che si rivolgono a noi, perché in realtà la figura del personal trainer è partita come l'allenatore del VIP, della persona famosa, molto glamour, molto alla moda, molto chic, ma ad oggi la figura del personal trainer si è completamente trasformata, è diventata punto di riferimento, come ti dicevo, delle persone. Facciamo prevenzione ed è ultimamente ed era ora, perché da anni io che lo faccio in questo modo, cioè lavoro sulla prevenzione. Ad oggi finalmente si inizia a parlare di questa cosa, se ne inizia a parlare, sì. Ed è molto importante perché noi facciamo prevenzione, quindi non aspettare che il male arrivi a compiersi. No, ovviamente non andiamo sul patologico, ovviamente certo, ci divertiamo, certo. Ovviamente facciamo salti, saltelli, tutto quello che è quello, tutta la parte bella dello sport, ovviamente non è che ce la possiamo perdere per questo. Però la cosa importante è che finalmente si inizia a parlare del personal trainer non come operatore del benessere. Perché non siamo operatori del benessere? Perché se andiamo su Google e digitiamo operatore del benessere, osteopata, no, troviamo l'estetista, il parrucchiere, la manicure, nulla da dire, ovviamente sono figure professionali ma diverse da noi. Certo. Quindi il personal trainer fa prevenzione, poi facciamo zumba, ci divertiamo, saltiamo, facciamo tutto quanto, tutto bene, però come punto principale siamo prevenzione. E ci tenevo a chiarire questo punto perché si è fatta un po' troppo confusione, finalmente però si inizia a parlare in questo senso. Io sono partita 9 anni fa a farlo così, ben venga se se ne inizia a parlare, quindi siamo contenti. 9 anni fa sei partita? A fare il personal trainer come prevenzione, sì, 9 anni fa io l'ho fatto. Sono partita così. E 9 anni fa la figura del personal trainer com'era vista? Beh, io vengo da Salerno, quindi diciamo è la cittadina più piccolina, sì. Ma abbiamo un buon mercato a Salerno nonostante tutto. E si iniziava a intravedere questa cosa, si iniziava, però non se ne parlava. Io ho iniziato a farlo in questo modo. Mi sono occupata delle persone sovrappeso, di persone anziane allettate, anziane di 101 anni, non anziane 80, ah, è fattibile, proprio, certo. 101 anni ho allenato Moltissimo. Persone. Uh-huh. Far fare lo squat ad una persona di 101 anni con la fitball, voglio dire, è possibilissimo e dà delle soddisfazioni enormi. Ad oggi finalmente si inizia a parlare di allenamenti in questo senso. E quindi benissimo, benissimo. Raffaella, tu lavori e quindi anche con gruppi di persone o segui anche la Allora, preferisco lavorare singolarmente. Lo preferisco. Poi se ci sono gruppi di persone che hanno un unico obiettivo, cioè quello di dimagrire o quello di tonificare, le si può mettere anche insieme. Però se insomma non deve sono essere un numero troppo grande per non disperdersi. No, siamo a 3-4 persone, non di più. Certo. Non sono le classi che si fanno di aerobico o di zumba, sono un po' differenti. Assolutamente. Allora, a questo punto che dici? Vogliono dare tutti i contatti per venirti a trovare, chiamare, scoprire? Ma certo, sì. Allora, per contattare Raffaella D'Angelo è reperibile al 329-46-56-455. Sì. Lo ripeto, 329-46-56-455. Risponde sì. Lei, ciao, buongiorno, buonasera, sono Raffaella D'Angelo, personal trainer. Oppure potete andare sulla pagina Facebook Raffaella D'Angelo, personal trainer, Roma. E grazie a voi. E grazie a te.